Ciao a tutti, sono Luca di Double Clutch e questa è la presentazione della scarpa Nike Lunar Hyperdunk 2014. Come sempre partiamo con l'ammortizzamento, che è praticamente lo stesso della Lunar Hyperdunk 2013 e 2012, quindi Lunarlon nell'intersuola a tutta lunghezza. Il Lunarlon, come abbiamo già visto per altre scarpe, è una schiuma di gomma, una mescola molto ammortizzante, quindi protettiva a livello di impatti e anche abbastanza reattiva. Per quanto riguarda i materiali, abbiamo un mix di mesh, quindi tessuto sintetico, e fuse, quindi materiale plastico, nelle diverse zone del piede per dare più o meno supporto e anche più o meno respirazione, diciamo, al piede. Per quanto riguarda la calzata, la scarpa veste assolutamente true to size, quindi andate tranquilli con la taglia che vestite regolarmente. Per quanto riguarda il supporto, abbiamo la classica scarpa di taglio alto a livello della caviglia, quindi protezione per le caviglie, anche e soprattutto a livello mentale. Abbiamo il Dynamic Flywire, quindi anche qui l'abbiamo visto nel Hyperdunk 2013 e 2012. Anche qui è direttamente collegato ai lacci, quindi abbiamo questi cavi di nylon che vanno dall'intersuola ai lacci e abbiamo anche comunque le asole nella tomaia, quindi non rischiamo di rompere questi cavetti. Questo ve lo dico più che altro perché tanti clienti mi hanno detto: ma si rompono? No, andate tranquilli che sono studiati apposta. Per quanto riguarda il supporto a livello di torsione, quindi anti-torsional, abbiamo il nostro classico shank plate, un piatto in TPU a livello centrale del piede, che lo vediamo nello swoosh e nella parte interna, che è appunto in TPU, in plastica. E un'altra cosa da dire, a livello della caviglia è stata comunque intagliata la tomaia per darci più mobilità e meno restrizione appunto nella piega della caviglia, nei movimenti anteroposteriori. Come considerazioni finali su questa scarpa, la linea Hyperdunk è un team model, quindi un modello che viene usato da molti giocatori in NBA, che va avanti da circa il 2008, è andata sempre meglio, ha ricevuto un sacco di approvazione e questo modello in particolare, il 2014, è stata lanciata ai piedi di Paul George e sarà la scarpa quindi utilizzata da lui nell'inizio di stagione 2014-2015. È una scarpa molto leggera, completa. L'ammortizzamento in Lunarlon, come abbiamo detto, è protettivo e anche reattivo, molto confortevole e può essere utilizzata sia da giocatori leggeri, quindi play e guardie, e sia anche da lunghi. È stata utilizzata anche infatti molto da Pau Gasol. Una cosa che mi sono dimenticata di dirvi, a livello di supporto nella parte posteriore abbiamo il nostro heel counter o heel cap, che ci protegge nei movimenti laterali e ci mantiene stabili all'interno della suola, della scarpa. E è stato tagliato leggermente la parte posteriore, come vedete, rispetto alla 2013, perché dava un po' di sensazione di pesantezza e di ingombro. E un'altra cosa, la trazione di questa scarpa è sulla carta molto molto buona e può anche durare abbastanza outdoor, quindi per iniziare la stagione, magari nei camp in cui andiamo sia fuori che indoor, può andare molto molto bene. Come sempre vi invito a seguire i nostri account Facebook, Twitter e Instagram e il nostro canale YouTube Double Clutch, in cui nella serie Black Box presentiamo le scarpe tecniche da basket. Date anche un occhio al nostro sito doubleclutch.it, che troverete anche quello linkato nel nostro box di descrizione del video, poiché da poco abbiamo rinnovato il design e abbiamo anche la vendita online, quindi potete acquistare direttamente da casa tutto quello che vorrete. Grazie mille come sempre per il supporto e alla prossima!